In 7 anni il mondo è cambiato. E no, non sto parlando dello scenario post-apocalittico immaginato da Naughty Dog, ma proprio della realtà del mercato dei videogiochi e in particolare l'ambito della critica videoludica. The Last of Us Parte 2 ha l'arduo compito di chiudere una generazione, ruolo che spettò anche al suo predecessore e lo sta facendo nel peggiore dei modi possibili, non per gli effettivi meriti o demeriti del titolo, ma perché intorno ad esso si è concentrata tutta la negatività del dibattito online, che inquina e distrugge qualsiasi tipo di critica formativa. I leak, gli spoiler selvaggi, Naughty Dog che corre ai ripari ed è costretta ad anticipare la data di uscita, e ora anche il review bombing. Tutto questo percorso mette in luce non solo la fondamentale ignoranza del pubblico, ma anche l'incapacità della critica online di relazionarsi ad eventi del genere. Ora mi spiego meglio. Prima di iniziare, però, ci tengo a precisare che questo non è un attacco personale o un video lamentela fine a se stessa, ma è più una lettera aperta che spero venga raccolta da quante più persone possibili, volenterosi di lasciare il loro contributo ed arricchire la discussione con opinioni valide ed argomentate. Breve riassunto per chi non avesse seguito la questione del polverone che si è alzato intorno a The Last of Us Parte 2. Il problema del gioco probabilmente è quello di esistere e c'è una grandissima parte dell'utenza online che non aspetta altro di cogliere la palla al balzo per poterlo denigrare in qualsiasi modo. L'ultima trovata è stata quella di ricorrere al review bombing su Metacritic. Metacritic è un aggregatore che prende le recensioni della stampa specializzata di diversi settori, tra cui anche videogiochi, e ne fa la media ponderata per associare ad ogni gioco un numero finale che dovrebbe rappresentare l'effettivo tasso di gradimento, o magari valore, di ogni singolo titolo. Già detta così per me è una cosa abbastanza assurda, ma riconosco che un portale del genere può avere la sua utilità. Ad esempio, potrei utilizzare l'archivio di Metacritic per capire come la stampa abbia reagito diversamente ai 2 capitoli di The Last of Us, o come la percezione di un titolo cambi nel corso degli anni. Insomma, quel Metacritic score non va preso come un valore assoluto, ma più come un indice relativo da contestualizzare ed analizzare. Ma purtroppo Metacritic non si ferma qui e mette accanto alla colonna delle recensioni ufficiali anche quella delle recensioni del pubblico, dove praticamente chiunque può esprimere il suo parere in minimo 75 caratteri per poi chiudere il proprio pensiero con un voto da 1 a 10. Il review bombing consiste nel sommergere di recensioni negative la colonna di destra, abbassando il metascore affinché l'indignazione della fanbase sia rappresentata da un bollino rosso. Che dire se non benvenuti su internet? Sul serio, la questione Metacritic per me riassume tutto il delirio espressivo proprio del dibattito online. È assurdo innanzitutto che venga data la stessa importanza ai 2 punteggi e che già dal layout della pagina le 2 colonne rivestano lo stesso ruolo. Non dico che l'opinione dell'utenza non sia importante, ma è chiaro che le 2 scale di valori sono estremamente falsate. Da una parte abbiamo dei professionisti, si spera titolati, che lavorano e producono un contenuto frutto della loro esperienza, dall'altra una massa informe di gente che vuole fare solo rumore. Ma poi qual è l'utilità di questo rumore? Se nel mondo del cinema l'indignazione dell'utenza ci ha dimostrato che le sollevazioni popolari possono cambiare radicalmente il destino di un film, nel regno videoludico, per fortuna, siamo ancora lontanissimi da questo scenario. Vi ricordo al volo 2 degli ultimi illustri bersagli del review bombing: Pokémon Spada e Scudo e Animal Crossing New Horizons. 2 titoli criticabilissimi, ma la ferocia dell'internet non gli ha certo impedito di vendere come il pane. E così anche Neil Druckmann si sarà fatto una bella risata mentre scriveva un tweet di ringraziamento per l'enorme quantità di recensioni ricevute. È chiaro che mancano gli strumenti espressivi per veicolare efficacemente le proprie opinioni, ma ancor più lampante è l'inutilità di queste, che non apportano nulla al dibattito critico, né sono in grado di influenzare l'andamento del mercato. Siamo su internet ed è il regno dei troll, ed è sempre stato così e probabilmente continuerà ad esserlo. La regola base è sempre e solo una: don't feed the troll. Non bisogna dare importanza a quelle rivendicazioni, perché non hanno alcun fondamento logico, se non quello di innervosire chi ha a cuore l'argomento, ed è proprio da questo punto che dobbiamo ripartire.
Eventi del genere vanno fortemente ricontestualizzati e bisogna evitare che occupino la centralità del dibattito. All'inizio ho parlato di quanto il mondo sia cambiato negli ultimi anni e questo decennio ha visto la nascita e il riconoscimento a tutti gli effetti di un nuovo tipo di critico videoludico, non necessariamente un giornalista dal percorso classico di formazione, ma un appassionato che dall'alto della sua esperienza di giocatore è in grado di comunicare al grande pubblico tramite un modo di esprimersi personale e riconoscibile. Sono assolutamente favorevole a questo nuovo ibrido del settore, anzi è chiaro che spero, prima o poi, di diventare una personalità riconosciuta all'interno della categoria, ma proprio perché questi influencer videoludici rivestono un ruolo fondamentale di contatto tra utenza e critica, tra le due colonne di Metacritic per intenderci, forse dovrebbero assumere un atteggiamento diverso nei confronti di questi fenomeni. L'indignazione sull'indignazione, lo scandalizzarsi sull'ignoranza del pubblico, l'intento pedagogico e correttivo sono tutte dinamiche sostanzialmente inutili all'interno di questo contesto e anzi non fanno che gettare benzina sul fuoco del flame. Ci si può ritenere offesi se dei troll hanno screditato un'opera che abbiamo amato? Se la parte rumorosa dell'opinione pubblica affossa per dei motivi insensati un titolo che adoriamo? Siamo su internet e da chi è nato e cresciuto online mi aspetto anche una capacità diversa di affrontare queste situazioni. Certo, in ottica professionale bisogna sempre barcamenarsi tra quello di cui si vuole parlare e gli argomenti che devono essere trattati per raggiungere nuovo pubblico. Funziona così e non si scappa. Però da appassionato, prima ancora che esperto, e credo di parlare a nome di molti, alla fine il mio interesse ricade su The Last of Us Parte 2 e non sull'incapacità della gente di discuterne costruttivamente. Sono 2 mesi ormai che sono costretta ad evitare qualsiasi tipo di approfondimento, documentario, pubblicità o intervista relativa ad uno dei giochi che più attendo degli ultimi anni. E questo su internet, il luogo che dovrebbe favorire il dibattito. Creare un ambito di discussione tra appassionati che altrimenti non si sarebbero mai scambiati le proprie idee. Torniamo quindi a parlare di giochi, di cosa significano per noi, di come sono in grado di condizionare la nostra vita, stravolgerci emotivamente o anche solo divertirci. Analizziamosi il mercato, cerchiamo di capire la direzione futura del nostro medium preferito, ma per favore riportiamo tutto quanto ad un vero dibattito. Non c'è bisogno di ribadire l'ovvio. Molte community sono tossiche, i troll fanno di tutto per rovinare il divertimento altrui e il rumore a volte è soffocante. Ma non è questo quello che ci interessa e non è questo il pubblico con cui vogliamo relazionarci. Bisogna smettere di trattare in maniera così passionale dinamiche stupide e infantili, altrimenti non finiranno mai di autoalimentarsi. Chiudo qua il video, è un piccolo sfogo che spero possa interessare a qualcuno di voi, magari spingendolo anche ad esprimere la sua nei commenti. Da domani si riparte con video più tranquilli. Promesso, io sono il Poro Michele, indignato, ciao!